Per essere lungimirante occorre in qualche maniera, al mio avviso, non esserlo. Perché noi non possiamo essere lungimiranti, succede di tutto nella vita. Allora lo scopriamo semmai più tardi. Ah sì, bello, era bello, sì, sì, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. Allora sono tre passaggi. Tre passaggi nel dire entrare, stare e uscire. Io per fortuna mia sono già nella terza fase, sto già preparando l'uscita, fantastico. E mentre so che qualcuno magari in questa sala è ancora qui per entrare, terribile, momenti difficili. Però non pensate che sia la cosa più difficile, perché la cosa più difficile è restare. Perché appena sei entrato c'è qualcuno che ti vuole far uscire. Ti danno dei calci. Raus, raus, raus. Occorre in qualche maniera essere incosciente. Essere incosciente però con i piedi per terra. E come in qualche maniera c'è sempre questo del come diceva Einstein, cioè del velo, no? E per non cadere bisogna muoversi. Perché andate sulla bicicletta, appena non vi muovete, si cade. È proprio questo che, venendo dalla Germania, io ho un percorso nell'entrare molto difficile perché non sapevo neanche cosa volevo fare. I miei genitori erano disperati. Allora mi hanno detto, ma almeno cosa vuoi fare? Ma vuoi fare il giardiniere? Oh, che bello, faccio il giardiniere. Sì, almeno questo. Sì, ho fatto un giardiniere. Sono diplomato giardiniere. Fantastico, in un vivaio comunale, imparare di coltivare. Super. E poi mi piaceva. E dice, ma magari qualcosa di più. Allora, università? Oh sì, se volete, faccio università. Allora, ho fatto l'università. E ho fatto architettura del paesaggio. Bellissima materia. Architettura del paesaggio, landscape architecture. Ecco, allora tutto questo qui mi ha portato in qualche maniera a diventare un architetto. Il mio professore ha detto, Kipa, tu sei un po' inquieto. Dovresti andare raus, da qualche parte. Ah, dico, dove? L'Italia. L'Italia è il paese dei inquieti. Il viaggio di Goethe. Io avevo 24 anni e nessuno mi voleva. Alla fine passo per Milano, piove, Piazza Castello, terribile. 30 anni fa, città grigia, non come bella come adesso. Allora arrivo lì e qualcuno mi chiede, l'unico incontro, ma lei può piantare alberi? Io dico, certo, non ho imparato nient'altro. Inizia domani. Lungimiranza? No, incidente. Terribile incidente. Ma chi voleva andare a Milano? Io venivo dalla Ruhr, acciaio e carbone, e una settimana dopo mi sono trovato sulla discarica della Falck. Breda, acciaio, detriti. E i miei amici ridevano. Ma per questo potevi rimanere anche a Gelsenkirchen. E avete ragione. Ecco. Allora questo primo incidente, ma per entrare bisogna guardare 360 gradi e pedalare.